Mi chiamo Carmela Tranchin, anni 82, ho frequentato la prima e la seconda elementare a Borgo Valsugana, perché sono nata in Castelvetrana e lo andavo a piedi da quella. In quali anni? In quali anni? Dunque, il 41 la prima, il 42 la seconda. E cos'è che si ricorda del periodo delle elementari? Mi ricordo che c'era il fascio, bisognava, quando si incontrava i superiori bisognava fare il saluto, perché c'era il duce allora. E a scuola quali materie insegnavano? Va bene, sulla pagella qua. A scuola mi insegnavano religione, ortografia, lettura ed esercizi scritti di lingua, aritmetica e contabilità, nozioni varie. Poi, educazione fisica, lavori domestici e manuali, disciplina e condotta, igiene e cura della persona. Si ricorda cos'erano i lavori donneschi? Appunto che forse si facevano ricamare qualcosa su qualche strofinaccio, non so, Ricamo, se insomma. ricamo. E si ricorda i suoi insegnanti, se erano severi? Sì, mi ricordo l'insegnante della prima elementare, si chiamava Maria Calmo, partiva da Borgo. No, ma quando che sono andata, aspetta, quando che ho finito la seconda elementare mi sono trasferita a Telde di Sopra e allora lì c'era questa insegnante che veniva da Borgo, dal castello a piedi a Telde di Sopra, tutti i giorni, e noi si andava incontro, questa maestra bravissima. Erano severi questi insegnanti? Erano severi? No, erano abbastanza buoni, insomma. E si ricorda se magari con quelli più indisciplinati utilizzavano qualche metodo di correzione, la bacchetta piuttosto che... Ma prima e seconda elementare non è che mi ricordo molto, no? Le altre classi. E si ricorda un po' com'era la scuola, com'era la sua classe? Sì, mi ricordo, sopra la cattedra c'era la fotografia del de re Emanuele e la regina. Questo me lo ricordo proprio. E si ricorda se c'erano, come erano i banchi, come era la lavagna? Tutta la buona e si scriveva con l'inchiostro. E vi ricordate, si ricorda anche se avevate tipo libri, quaderni, come erano? Sì, difatti, qua li ricordo, come che era i quaderni. Lo fa vedere, magari ce lo alza su. Prego? Eh sì. Avevamo solo un quaderno di quadretti e uno di lingua e basta. Una penna, una matita e una gomma. L'astuccio era di legno. E colori ne avevate? Colori, io avevo solo il bianco. Avevo una compagna di classe generosa che mi prestava gli altri colori, proprio una critica proprio era. E questo era il quaderno. È quadretti, guarda.
Mamma mia. Queste foderine qua, proprio una cosa semplice, ecco. E si ricorda più o meno quante ore facevate di lezione? Quante ore al giorno facevate di lezione? Vabbè, sempre dalle 8 alle 12 e poi c'era la scuola dalle 2 alle 4. E per mangiare come facevate? Ma dalle 12 io partivo e andavo in Castel Telvana a piedi, mangiare qualcosa, era già subito ora di girarmi e andare dalle 2 alle 4, insomma. E cosa mangiavate solitamente a casa? Poca roba, non c'era poco niente, cara, non so. La polenta però c'era sempre, polenta e zucchero, polenta e marmellata, si ripeteva di spesso sto mangiare, insomma. Carne? Poca, crauti c'era, quelli sì, crauti. Si ricorda se aveva tanti compiti a casa? Avevate tanti compiti? Ma quell'epoca che sono andata in prima e in seconda a Borgo non mi ricordo dei compiti, mi sembra che non ce n'erano, perché facevano la scuola anche il pomeriggio allora. E il pomeriggio, e poi dopo scuola, quando arrivavate a casa, cosa facevate? Cosa faceva? E aiutare i genitori in campagna, cara mia, lavoro, sì. Faticoso? Abbastanza. E si ricorda se ogni... Viene qua, se può lo vedere. Sì. Guarda che è del 1943-44 questa qua. Perciò ragazzi 70 e oltre anni. Volevo domandare ancora, se ogni tanto andavate a fare qualche gita? Ci portava, quando che era a Borgo ci portavano al campo sportivo. E cosa? Si facevano fare le marce. Mi ricordo si diceva conocqui, tutta la marcia. Poi si girava e così ci facevano stare un paio d'ore al campo sportivo. Quindi vi facevano fare come degli esercizi per i... Sta marcia, camminare. Sì. Avevate una divisa anche? Sì, avevamo la divisa, dunque la marinara, vestiti da marinara, allora, a quell'epoca del 40, 41, 42. E la festa degli alberi la facevate? Ma una volta che sono venuta a scuola a Terve di Sopra, allora sì. Ma là a Borgo no. E dove andavate a Terve di Sopra a fare la festa degli alberi? Si andava su al Monte Ciolino. Sì. E come funzionava la festa? Cosa facevate? Ci facevano piantare qualche alberello ognuno e così. Era anche un modo forse per trovarsi tutta la scuola e giocare assieme? Sì. E si ricorda magari i temi di italiano, se vi facevano parlare del duce? No, di questo non mi ricordo proprio. Soltanto che se lo nominava duce, mandaci la luce. Re, mandaci il caffè. Regina, mandaci la farina. Queste tre cose, guarda che queste qua le mi restai proprio dentro. E quanti eravate in classe? Eravate in tanti? Sì, ce n'erano molti bambini allora. Era zeppa la classe di bambini e bambine, sì. Eravate tutti stretti uno vicino all'altro? Insomma, due per banco,